o delittuosa in genere di contrasto al terrorismo deve trovarci oggi più che mai fermamente impegnati nella ratifica e nella piena successiva implementazione degli strumenti di ratifica. Questa scelta rafforza noi e rafforza il contrasto a ogni forma di criminalità internazionale e transnazionale, oltre a creare le condizioni per una crescita, a mio avviso, culturale, sociale e politica nel pieno rispetto dei diritti umani per tutti i paesi che si riconoscono in una comunità internazionale, quindi anche il Kazakistan. E quale strumento migliore, Presidente, e chiudo su questo, di un accordo di questo tipo per contrastare tutte le forme di criminalità internazionale? In un'area del mondo in cui è importante avere una presenza strategica europea e anche del nostro paese, come quella dell'Asia centrale. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica numero 2676A, ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per le loro produzioni, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. La votazione è aperta. Colleghi, vi pregherei di accelerare il raggiungimento delle vostre postazioni. Ci siamo? Non vedo mani alzate. Bersani. Martella. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 397, votanti 379, astenuti 18, maggioranza 190, favorevoli 379, contrari nessuno. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dalla Camera e modificato dal Senato numero 1589B, ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'AIA il 19 ottobre 1996. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 10 giugno. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Giustizia e Affari Esteri si intendono autorizzate a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire per la relatrice per la Commissione Giustizia e Presidente della Commissione medesima, onorevole Ferranti. Prego. Onorevole Ferranti, abbiamo due relatrici, la relatrice della Commissione Giustizia e la relatrice della Commissione Esteri. Come? Ah, allora mi comunicano adesso che parla solo il secondo relatore. Sì, è un'unica, purtroppo. L'abbiamo fatta per uno anche perché dal tenore si capirà il perché. È rimasto poco di quella convenzione. Allora, come non detto, ha facoltà di intervenire, anzi mi scuso.